faccio per il massaggio 2-1 Red Rose. Ciao, scusami, cognome? Giuditta. Giuditta, adore un bel colpo di testa. Lo meritavamo, stavamo giocando meglio. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare concentrati, stretti. Se continuiamo così la portiamo avanti. Cosa bisogna migliorare? Giuditta, cosa bisogna migliorare per portare a casa questa vittoria? Dobbiamo migliorare l'ansia, dobbiamo tenere di più, la dobbiamo tenere, dobbiamo salire. Siamo troppo indietro. Va bene, in bocca al lupo. Andiamo da Legend. Portiere! Portiere, siete in svantaggio di una rete, due gol imprendibili per te. Purtroppo cosa bisogna fare per riaprire questa partita? Bisogna essere un po' più attenti in difesa e cercare comunque di tirare un po' più a porta per cercare di recuperare la partita, perché secondo me ce la possiamo fare. Va bene, in bocca al lupo, dopo ragazzi. Ciao, qui nel dopo partita tra Red Roster e Legend Friends, siamo qui con Saiocco e con Marzocchi. I due migliori in campo, partiamo prima da te, Saiocco. Avete giocato una buona partita, tu hai fatto dei bei interventi, nel finale hai perso quella palla, hai fatto un piccolo errore, però la tua è stata veramente una buona prestazione, con uscite e qualche bella parata sfuggita fuori. Sì, è stata una partita molto combattuta, per fortuna sono riuscito a dare il mio contributo alla squadra, siamo contenti comunque per il risultato e per la buona prestazione. Sì, sicuramente hai giocato una buona partita e la tua squadra, come ho detto, nel primo tempo ha giocato secondo me troppo contratta, avete avuto anche qualche occasione per chiudere il match, però poi gli avversari sono stati bravi a recuperare, diciamo che forse il pareggio è risultato più giusto. Sì, infatti abbiamo cercato di mantenere il possesso palla già dalla prima frazione, però il pressing è stato asfissiante e ne è uscita una partita abbastanza combattuta. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno la tua prestazione? A tutta la squadra, al presidente e al mio collega portiere infortunato. Va bene. Ciao Cangiano, ti ricorderemo sempre. Marzocchi, tu sei l'autore di una doppietta, hai portato i tuoi compagni al pareggio, una bella partita, forse voi nel primo tempo siete andati su più svantaggio, quindi questo vi ha condizionato tutta la partita. Tu sei stato bravo a segnare due gol e la tua squadra nella ripresa ha giocato forse ai punti, avessi meritato qualcosina a voi, però il calcio è così. Però è un punto guadagnato o sono tre punti persi? No, secondo me per come abbiamo giocato dobbiamo meritare molto di più. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, non siamo saputi sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Però giocato una brava partita, poi due gol sono stati bellissimi, uno sulla galoppata dalla tre quarti e incrociato il secondo palo, quindi veramente dei bei gol. E a chi vuoi dedicare? Vabbè, dedico alla squadra e alla squadra perché noi cominciamo in 11 e perdiamo in 11. Va bene, bocca al lupo, crepi. Ciao ragazzi.